Eccoci tornati su Ark, come sempre, vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, raga, diciamo che non sono andato tantissimo avanti, più che altro, veramente, in sto deserto c'è una quantità di roba che devo one shotta esagerato. A parte questo, vorrei vedere se possiamo fare il rampino riutilizzabile, invece no, perché ci mancano i livelli. Per quanto riguarda la sella dell'Optero, ci manca giusto un po' di chitina. In realtà basterebbe trovare un insetto. Non voglio avvicinare troppo a Zattera perché vedete là davanti. C'è tipo quello lì. Non lo so, c'è un cristallo là in fondo. Ragazzi, ho almeno 20 minuti che sto pronto a raccoglierlo, ma non c'è verso. Allora, vediamo un attimino. Tra l'altro, dall'ultima volta che ho giocato a questa mappa, almeno sott'acqua è stato fissato, quindi non male. Mi piacerebbe a un certo punto in qualche serie fare una base sott'acqua. Avete presente negli scompartimenti tech dove c'è l'ossigeno sott'acqua? Ecco così. Mi piacerebbe veramente un casino. Purtroppo però è abbastanza complicato. Allora, vediamo un po'. Ma è una tartaruga, no? No, è una pianta semplicemente, ok. Allora, ci serve un po' di chitina per fare la sella dell'Optero. Un po' di cristallo per fare il cannocchiale. E poi in realtà possiamo prendere un Optero e cominciare a volare in giro per la mappa. Spero di riuscire a fare tutto in questo episodio. Vediamo un po'. Purtroppo vedete, pure questi scorpioni così, cioè, sono pericolosi. Che cavolo era? Non lo so. Ah, c'è un serpentello simpatico e tranquillo, mica tanto. Io te l'avrei tirato una bola. Cioè, giusto per dirtelo, ma non mi sembra che ne sia fregato troppo. No, c'è il cristallo. Pure il metallo, però. Mi sono dimenticato di fare il piccone di metallo, mannaggia. Almeno un po' di cristallo, però lo devo pigliare. Un attimino. No, gli avvoltoi no. Qua che roba, eh? Aiuto! No! Caspita. Purtroppo gli avvoltoi nel deserto sono terribili, raga, perché come li attaccate? Cioè, o meglio, come attaccate qualcosa, poi vi attaccano con loro. Vabbè, dovevamo comunque fare il piccone, fa nulla. Allora. Manca la pelle, te ne lascio 10 contata. Eccola a te. Caspita. Vabbè. Almeno possiamo raccogliere il metallo. Ah, vorrei avvicinare un po' più a riva, sperando che il Terror Bird si fa i fatti suoi. C'è anche il canguro da fuoco, ma che cavolo? Ok, strano. In realtà. Poi praticamente, se riusciamo a fare un po' di cristallo, un po' di metallo. E la chitina mancante ci potremmo anche spostare nella zona, diciamo, iniziale. E niente, a quel punto la pelle la facciamo semplicemente con un po' di parasauri e pace. Un altro livello per noi, in realtà due, mettiamo vita. Comunque almeno 300 di vita vorrei mettere. Non credo sopravviviamo a un cavolo, però. Insomma, ci si prova. Il cactus lo piglio. Se me lo dà. Non me lo dà. Grazie al gioco sempre molto collaborativo. No, perché quello in realtà è abbastanza comodo. Che ti ridà un po' d'acqua, no? Comunque piano piano stiamo a livellare comunque. Il problema sono soltanto i primi taming. Vabbè, loro si fanno i fatti loro. Noi ci pigliamo un po' di cristallo. Non me ne serve tantissimo, però. Giusto per. Almeno una quarantina. Lo vorrei pigliare. Poi praticamente tutto sto metallo in realtà mi conviene prenderlo, quindi nulla. Ci vediamo tra un paio di minuti, raccolgo tutti i sassi di metallo qua attorno e poi proseguiamo sperando di riuscire a trovare comunque qualcosina che ci dia chitina. Che ha lasciato il letto qui è un genio comunque. Zoso. Zoso, cioè, sei veramente un genio, perché in realtà qui ci puoi respawnare e nulla, cioè tu puoi farmare roba che sta nel deserto, perché comunque il deserto in realtà come zona all'inizio non è male.
C'è cristallo, c'è metallo, poi fagitina. Quindi insomma è abbastanza buona come zona di partenza. Un po' troppo tranquilla, stranamente, però. Perché non sto zitto? C'è un sacco di error, Virti. Allora, fatemi vedere un attimo, non penso di poter fare il cannocchiale, no, perché mi manca un po' di legno. Scusa, a sto punto facciamolo un attimo, cioè nel senso. Almeno possiamo cominciare a vedere quanto torpore c'è nidino, quanta vita, eccetera, no? Poi invece, per quanto riguarda le sferette. No, ma faccio questo a sto punto. Così consumo anche un po' di cristallo. Questa la metto qui. Così almeno se addomestichiamo qualcosa ce la possiamo portare dietro. Sono praticamente come i Cryopod. Però un altro po' di metallo. Sapete come lo vorrei pigliare? Perché almeno così, in caso ci serve, almeno ce l'abbiamo, no? Anche perché comunque appena abbiamo l'Optero, quello non è che trasporta chissà che. Anzi, trasporta praticamente un cavo. Comunque è veramente pieno di metallo sta zona. Cioè non è per niente male. In realtà quasi quasi tipo sopra una di queste montagne pure, non è che mi dispiacerebbe farci la base, perché almeno stai bello tranquillo là sopra. Easy easy. L'unica cosa, mi serve un cavolo di insettino, ma non c'è verso di trovarlo assurdo. Terror Bird 1009 di vita, un po' too much. Ecco, quel fasola supo in realtà come teaming iniziale qua solo lo potete pure pigliare. Perché tanto in ste zone sta domestica easy. Non c'è tanto dislivello, quindi è difficile da far cadere da sella. Ecco, sto scorpioncino fa il caso nostro però. Bravo, vieni qui. Mamma mia, io faccio un cavolo da. Facciamo così, va. Ok. Tolgo di mezzo prima lei. Dovrebbe avere il danno aumentato. Però non mi sembra stia funzionando. Ovviamente pure questo, vediamo. Tacchitino. Grande. Allora. Non gliela posso ritirare. L'importante è che non mi avvicino però. Pure l'insettino ci insegue. Però voglio togliere mezzo prima questo. Non fuggire. Aspetta. No, perché almeno facciamo un po' più di chitina. Almeno sapete com'è. Invece che fa una sella dell'Optero. Già che ne riusciamo a fare due. Oh, no? Quanto sono antipatiche queste? No! Non ci credo. Mi sono addormentato, che peccato. Niente. Vabbè. Peccato. Allora faccio una cosa tattica. Mi sposto nella zona iniziale. Per favelle e per vedere anche se c'è un ottero, perché tanto in realtà con la chitina dovremmo stare a posto. Fatemi controllare giusto per sicurezza. 102, ok. È meglio il piccone però, cioè è meglio l'accetta per la pelle, per il piccone di metallo, quindi raccoglie più roba. Facciamo entrambe le cose, anche perché comunque ci serve una quantità di carne marcia non indifferente. Fatemi vedere un attimino, ma tipo questi 60.000 di vita. Mi sembra un po' esagerato. Livello 55, non è che mi ispira più di tanto. Preferisco killarlo per favelle. Lo dico tanto, ma almeno un 120, dai. Sennò veramente c'è un cavolo di stamina. Mi dispiace l'istro, però almeno ci dai un pochettino di pelle. Un po' per volta. Nel frattempo che troviamo l'Optero, comunque si fa. Momento, un altro quel danno da mischia, giusto per farmare un po' più di roba. Nel frattempo che ci abbiamo comunque i dino
apposta per farmare. Questo non c'ha tantissima vita, cioè nel senso, ha un terzo della vita, però 18.000 di vita, come caspita, gli tolgo, non gli ritolgo, c'è verso. Peccato però, cavoli. Ecco, pure un parasauro per fare un po' di bacche. Può essere un'idea però, eh. Così proviamo anche sta lancia che fa torpore. Non credo sia niente di incredibile però. Magari mi sbaglio come al solito. Vediamo un po'. Fancavolo. In testa tipo. È troppo poco comunque. Cavoli. Ne dovrei fare un po' di più, ok. Almeno lo sappiamo. Faccio un po' di più in caso ne troviamo un altro. Se piglia tanto questo ora scappa la velocità della luce. Tipo questo, 3.003 di vita, proverei quasi a killarlo. Anzi, sapete che c'ho, lascio in pace perché magari qualcuno si vuole addomesticare, visto che è di livello alto. Se ne trovo un di livello basso, voglio provare a killare giusto per vedere il loot. Certo che è deptero, caspita, non se ne trova mezzo. Sto drop, niente di troppo utile in realtà. Parasauro livello 25, potevi pigliarlo giusto per fare un po' di bug però, eh. Allora, bola a te. Credo che una basti in realtà. Sta fermo, per favore. Guarda quando mi ha tirato la botta da lag. Ok. Non è di livello alto, anzi, è di livello veramente basso però. Almeno ci possiamo fare un po' di bacche. Questo invece lo killerei per la pelle. Per favore sta calmo. Mi ricordavo facesse un po' di più danno l'arco però. Almeno così facciamo sia pelle sia carne. Perché comunque per quanto riguarda le frecce. Ci sono queste qui annunaki che richiedono 5 narcotico per una freccia, più 25 narcoberry, più una freccia normale comunque. Poi ce ne sono un sacco invece, quelle però sono per il compound, quindi se riuscissimo a trovare un compound potenziato sarebbe tipo top. Allora, queste te le do a te. Devo fare un altro paio di ste lance però perché se trovo l'ottero e non c'ho le lance non lo posso addormentare. Giustamente. Ok, si è addomesticato. Invece per quanto riguarda la tartaruga, quanta vita? 19 milioni. Ok. È attualmente un po' troppo per noi. Tu torni nella Pokéball, grande così, abbiamo un livello, ci metto danno. E nulla, tocca soltanto vedi per l'ottero. 35, mamma mia che botta da lag. Lo scarabeo però mi farebbe comodo. Cavolo, questo è un problema. Sono inseguito da sti cavolo di insetti, mannaggia. Inseguono ancora, non credo. Carne marcia ne ho. Sì, fantastico. No, perché a questo punto devi anche lo scarabeo. Mamma mia, tra le botte da lag e l'oro è. Non è stato proprio il massimo. Ottimo paghidino, però insomma. Ok. Devo soltanto ritrovare lo scarabeo. Grande così. Già t'ho visto che vuoi rompere le scatole tu. Olè. Mi sa che un sacco a pelo qui mi conviene farlo comunque. Che già ho visto che stiamo messi un pochettino male. Più che altro per il torpore. Purtroppo da bere non c'ho veramente nulla. Dovrei fare pala magica. Ma chiama Roberto che almeno si può bere un po' ovunque. Champion Brontosauro. Ma in che senso? Là non c'è niente da bere, no. Voglio aspettare un attimino che a sto punto mi porto anche lo scarabeo a casa, no?
Almeno così abbiamo qualcosina per fare il fertilizzante, qualcosina per fare le bacche. Se riuscissimo a trovare anche l'optero, top. Quello lì 35. Là ne avevo visto un altro. Non so che fine ha fatto. Allora, grande così. Un attimino. Olè. E anche lo scarabeo si è preso. Il che è fantastico in realtà, perché comunque penso che andando avanti ci servono anche le verdure, quindi è veramente fantastico averlo preso un po' così a caso, però ottimo. Allora, qua c'è un po' d'acqua, quindi possiamo anche bere. Peccato c'è l'oviraptor, ma non lo posso pigliare. C'ho veramente zero uova. Beviamo un attimino. Eh no, uova proprio zero. Vabbè. Proseguiamo, speriamo di trovare un ottero abbastanza buono. Oh cavoli. Ecco, quello magari meglio lasciarlo in pace. Mamma mia, raga, trova un ottero decente. Quanta vita c'ha quella cosa? Scusami, 354.000 di vita. Sembra un attimo esagerato, cioè come caspita o kill. Stavo a dire, trovare un ottero decente è quasi un'impresa impossibile. C'è quello livello 80 che quasi quasi a sto punto me lo piglierei, la verità. Tanto qua c'è una basetta. No, vabbè, abbiamo trovato pure la casetta del bro. Mi sa che con quel T-Rex vicino però dura poco. Prime Alpha Quetz, livello 10, 125.000 di vita. Complimenti. Caspita. Questo è il livello 10, ma perché il livello 10, cavolo? Proprio quello là vicino non è che mi ispira tanto, eh. Ma conviene continuare lungo la costa. Cioè veramente trovano ottero, non dico al 150, ma già al 120 è qualcosa di impossibile, caspita. Perché almeno così, se prendiamo l'ottero, ci possiamo spostare sopra a quella montagna che ho fatto vedere prima. Che secondo me ci sta. Stiamo là sopra, stiamo belli tranquilli. Abbiamo il metallo vicino, il cristallo. Possiamo fare chitina nel deserto, il polimero con le mantidi. Secondo me è una buona location, ecco. E poi comunque stiamo abbastanza coperti. Quindi stiamo in alto. Cioè, a meno che non ci arriva un caspita da drago, ma non credo ci siano. Spero. Stiamo a posto, no? Roba sfiammeggiante a giro. Mamma mia, più vai verso l'interno dell'isola, più vedi cose incredibili. Tipo, sulla neve, ma sai che è un mezzo casino comunque. 130, non ci credo. Eppure a terra, caspita, non c'ho stamina. Corri. Dai, dai, dai. Devo fare altri di questi qui, però che mi manca? Narcobarry, non ci credo. Ma che cavolo? Magic Big Dodo. No, raga, lo voglio quello. Cioè, bellissimo, dai. Ci provo. Non così. Non romperti. Ok, non voglio rischiare perché gliela devo tirare all'ottero. Facciamo così. Ma è bellissimo! Cioè, non l'avevo mai visto. Ci sta! Veramente carino. Guarda quanti. Ma devo fare la collezione. Vorrei però ritrovare l'ottero. Eccolo qui, non ci credo, è pure a terra. Spero di farcelo. Ok, fantastico. Carne pregiata a te. Ma faccio un sacco a pelo giusto per sicurezza. Facciamo due. No, vabbè, dai, uno basta. E vorrei prendere anche gli altri dodo magici. Non so se fanno qualcosa di particolare, ma anche semplicemente per tenerli, perché sono carini. Li vorrei pigliare, insomma. Allora, sferetta a te. Ma sono pure cavalcabili sti cosi. Non so se producono qualcosa. Non ci credo, mi stanno attaccando l'opter. Un cavolo di deal, cioè, ma tu guarda, dai, però non è giusto. Avrà perso. Efficacia 26%. È che lo piglia fa.
Purtroppo vi dico di più, devo pure prendere perché non c'ho la possibilità comunque di fare altre lance. Che peccato però, cavolo. Allora, questo che abbiamo preso pure era la femminuccia, quindi ci abbiamo il maschietto. Tanto in realtà non c'è tantissimo torpore, anche semplicemente così già dovremmo fare. Anche perché abbiamo i punti in danno, quindi facciamo anche più torpore, credo. Prende così, queste. Fatemi controllare. Maschietto. No, sono tutte e due maschietti, cavolo. Devo piano femminuccio. Allora, lasciami un po' di bacche. No, in realtà te le puoi tenere. Ne voglio prendere un altro. Non credo producano niente di incredibile, però prova. Secondo me ci sta. Oh. Ecco, quello magari è meglio lasciarlo in pace. Ne proverei anche a killa 1 per vedere se vi droppano robe particolari, insomma. Un fiore raro così a caso. Ma non è che droppano fiori rari questi. Vediamo un po'. Fiore raro. Non mi ha dato niente, la verità. Però non lo so, può essere anche che droppano i fiori rari questi. Devo fare solo attenzione a quello là davanti perché non mi ispira proprio troppa fiducia. Ok. Il sacco a pelare alla fine l'ho lasciato oppure no? Sì, l'ho lasciato, ok. Allora, sella dell'Optero. Sella dell'Optero non l'avevo fatta. Facciamo un attimo. Quella del Parasauro che vorrei fare anche un po' di bacche. Caspita, manca la pelle, ok. Però quella si può fare anche dopo. Non è un problema. Allora, l'Optero si è addomesticato, quindi semplicemente lo mettiamo nella sferetta. Se sta fermo. E visto che non ci trasporta mai nella vita, almeno così diciamo possiamo tornare in base. Risponiamo un attimino. E ora praticamente dobbiamo soltanto portare tutto quanto sopra alla montagna. Però comunque abbiamo recuperato i dodo magici che ci fanno i fiori rari. Che è comunque fantastico. L'Optero, così possiamo volare. Il parasauro per le bacche e anche, diciamo, lo scarabeo, mo stavo a dimenticare, che comunque è utile visto che... Ecco, ci sono anche i draghi, ottimo. E comunque anche lo scarabeo visto che comunque tocca mettere le piantine. Quindi nulla, direi che per il momento è tutto, spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!